ringraziare l'abate e tutti voi per questo regalo, per noi è un regalo, nel senso che siamo usciti dalla grigia di Milano per venire in questo posto bellissimo, magico, pieno di energia e di spirito. E quindi per noi, oltre che un onore, è anche un piacere di cantare qua oggi. E speriamo che il piacere sia reciproco. Introdurrò molto brevemente il nostro coro, è un coro molto antico, anche se non si direbbe, le sue radici risalgono a 35 anni fa. Si chiama così perché in realtà non sono molto studiosi, ma perché inizialmente le prove avvenivano nella biblioteca del comune di Segrate e quindi il nome viene da lì, ci siamo un po' accomunati, anche se adesso non troviamo più nella biblioteca, ma sotto la biblioteca. È un coro che ha visto passare circa 200 persone nell'arco di questi 35 anni, due direttori, io sono il direttore di questo coro dal 2004 nessuno di loro fa il musicista, io faccio il dottore, però la musica ce l'abbiamo dentro, che è stata trasmessa come dono e così vogliamo condividerla. Quindi nessuno è musicista, però ci teniamo a comunicare soprattutto emozioni e crediamo che la musica sia un mezzo potentissimo e miracoloso per come dire, condividere i cuori e le anime. Mi piace di più questo aspetto che non la perfezione tecnica, anche se cerchiamo di fare del nostro meglio in questo caso. Non siamo qua tutti, perché oggi era questo periodo di cresima, per cui alcuni turisti avevano i figli o i nipoti con la cresima, quindi siamo in grande gruppo, ma siamo tutti quanti, siamo 38-40 secondo il tempo. Vi proporremo con l'aiuto anche di Gabriella dei canti sacri, in parte alla Madonna, in parte no, cominciando via via, magari proprio con due parole, per dirvi cosa cantiamo. Presenterei intanto anche Gabriella Greco. Thank you.
petto, il petto sacro, l'opus iste, dice questo posto è stato fatto da Dio, è un mistero ineffabile, insondabile. Sono legati tra loro, si tratta di due motetti sacri, il primo è il Magister Christus Palestrina, gloria della liturgia rinascimentale italiana, sic ut certus, il secondo è la Antifona Gregoriana, Sicivit anima mea, come tematica sono i mendici che parlano dell'anelito dell'anima verso Dio, così come la sete di un cervo verso, verso la fonte dell'acqua.
che è un pezzo molto significativo, perché sentirete che sviluppa la polifonia, cioè la somma delle voci, proprio a partire dalla melodia dell'antifona gregoriana, che lungo tutto il pezzo, ora ai soprani, ora alle altre voci, viene dipanata, e all'interno di questo contrappunto nasce appunto, cioè in questa intersezione nasce appunto la polifonia. Si può dire che questo è forse uno dei brani che stabilisce, esemplifica l'inizio, diciamo il confine tra il gregoriano, tra la musica nodica, una voce, e la musica polifonica, più voci. Quindi Ave Maria, antifona gregoriana, e l'intono scritto di gloria. Thank you.
prossimo è un corale di Johann Sebastian Bach, un dolce jubilo, un corale, diciamo, natalizio. Nel dolce giubilo Gesù giace nel presepio, nel ventre della mamma, e lì è l'alfa e l'omega. Sacrum Convivium, un canto di un compositore milanese, Luigi Molfino, quattro voci. Thank you.
in decadenza che desidera risolvere. Alma redemptoris patria. Thank you.
possa, la tua strada possa venirti incontro e il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere sempre caldo sul tuo volto e la pioggia cadere soffice sui tuoi campi, possa il sole rendere chiari i tuoi giorni e le stelle illuminare le tue notti, possano i fiori fiorire, sbocciare sul tuo cammino e la tua casa essere ferma nella tempesta. E finché non ci rivedremo ancora, possa Dio accoglierti nel palmo della tua casa, della sua mano.
Ecco l'applauso, vedo che questo canto è stato gradito. Beh, due ringraziamenti, ovviamente primo ringraziamento alla Corale della Biblioteca di Segrate. Cosa dire di questo canto? Diceva un drammaturgo Miller, diceva: l'arte non serve a nulla. Ma in che senso non serve a nulla? Lui diceva: non serve a nulla se non altro che ad aprire i cuori alla bellezza del divino. Le cose belle sono quelle che non si comprano. L'amore, la bellezza, la verità. Queste cose non si comprano. Sono cose completamente gratuite perché sono le cose eterne. E quindi la testimonianza che loro danno, a mio parere, non è soltanto la testimonianza di bel canto, l'arte per l'arte, si dice, no? Io penso che la testimonianza che danno, facendo sentire questa musica che è frutto di tanta preghiera e di tanta vita cristiana, insomma, quale estrema, di vittorie, erano uomini di fede. Quindi la bellezza veniva fuori dalla fede, dove non c'è la fede la bellezza non si trova, non si trova. Quindi la testimonianza che loro danno è di una bellezza che apre il cuore a qualcosa di più grande. Perché dove c'è la bellezza, dicevano i filosofi, dove c'è la bellezza, la verità e la bontà, lì c'è la presenza di Dio. Quindi attraverso il canto danno la testimonianza che Dio è presente fin quando c'è una bellezza, che non è tanto una bellezza estetica, è la bellezza di sentire un'armonia di voci diverse, no? Questa coralità, questo stare insieme pur avendo una voce diversa dall'altra, straordinario. Si potrebbe fare un discorso che durerebbe 2 ore, ma non è il caso che lo faccia. A voi, in modo particolare al maestro, a Gabriella, per la sua voce che ci richiama al gregoriano che mi è stato cantato per 1000 anni in questa chiesa. Chissà mai che ritorni a risuonare con un po' di gregoriano, io cerco, ma finora con poco frutto. E secondo ringraziamento a voi che avete partecipato, che siete venuti, tante regalo che avete fatto a questo luogo e a loro, questo sentire l'abbazia ancora viva, sentire che l'abbazia è ancora capace di dare una proposta bella che leva il cuore dell'uomo. E che cosa ancora? Grazie e spero ancora qualche altro momento di avere. Volentieri. Io volevo ringraziare Marte, Gabriella, che la colpa di questo concerto è sono venute qua, uno che non c'era nessuno, e come sempre facciamo quando siamo abituati al suono eccetera, si sono messi a cantare, si sono innamorati di questo posto, non soltanto del suono ovviamente, e ci hanno trascinato in questa bellissima esperienza. Io volevo fare un ringraziamento particolare a voi, perché devo confessarvi, lo faccio perché mi sento molto a mio agio, di solito non è un ridico. Ma voi dovete sapere che qua sopra, a parte la preoccupazione di cantare, si capisce molto se il suono rimbalza o se entra nelle persone. E voi siete stati un pubblico veramente come pochi, per cui molto attenti e molto ricettivi. Per cui adesso un applauso lo facciamo noi.